Da inizio anno già 6 casi di legionella, si cerca il batterio nei rubinetti delle case. Anche oggi apriamo la rassegna stampa con questa notizia, siamo a venerdì 28 luglio. Continuiamo quindi ad approfondire il tema che è emerso nella giornata di ieri. La nota arrivata dall'URSS ha informato che restano gravi le condizioni del 51enne bellunese ricoverato in rianimazione a Padova. Migliorano invece 3 pazienti negli ospedali bellunesi. Restano gravi le condizioni di salute del 51enne residente a Belluno, ricoverato nel reparto di rianimazione di Padova per la Legionella. L'uomo è degente nella struttura padovana da martedì 18 luglio. Non si sa ancora dove possa aver contratto il batterio, visto che l'uomo è impiegato in attività di sfalcio di erba in varie realtà anche fuori provincia. Non si esclude che il germe della Legionella possa averlo contratto bevendo da una fonte, dove sia questa fonte però si ignora. Tra tutti i casi, i 4 casi attuali registrati in provincia, questo è il più grave, il più complicato. Per il 51enne resta davvero complicato per i tecnici della prevenzione dell'URSS risalire a dove esattamente possa aver contratto il batterio. Mentre gli altri 3 pazienti stanno migliorando, stanno meglio, non hanno più febbre, segno che le cure antibiotiche stanno facendo effetto. Il 90enne veneziano, che aveva soggiornato ad inizio luglio ad Auronzo in un appartamento in affitto, resta ancora ricoverato nel reparto di medicina di Pieve di Cadore. In miglioramento anche il 71enne residente a Sospirolo, che ha soggiornato fino alla prima settimana di luglio a Bibione in un appartamento di sua proprietà. L'uomo continua ad essere ricoverato all'ospedale di Belluno nel reparto di pneumologia. Infine, il 69enne residente a Fonzaso, ma domiciliato in Molise, arrivato da poco nella sua casa bellunese, è anche lui in miglioramento nel reparto di pneumologia di Feltre. Questi 4 pazienti riscontrati positivi alla Legionella nell'ultima settimana non presentano tra loro, come ci tiene a precisare ancora l'ULSS, dei collegamenti epidemiologici, visto che provengono da contesti abitativi privati. La casistica segnalata, peraltro, è compatibile con i dati di incidenza in altri territori ed è in linea con quella registrata l'anno scorso, precisano dal Dipartimento di Prevenzione dell'URSS. Infatti, tra giugno e luglio 2022, i casi di Legionella registrati in provincia ne erano stati 6, mentre nel corso di quell'anno in totale erano stati 12. Quest'anno, invece, tra giugno e luglio, i casi registrati sono 5, mentre in totale, da inizio 2023, sono stati 6. E ora adesso il Dipartimento di Prevenzione sta cercando il batterio nei rubinetti delle case, nell'acqua delle case. Vista anche la varietà di luoghi in cui gli attuali 4 pazienti hanno frequentato prima di ammalarsi, i tecnici del Dipartimento di Prevenzione hanno pianificato i campionamenti di acqua dei rubinetti delle abitazioni private, appunto per cercare di capire da dove possa derivare appunto il batterio che può annidarsi, ricordiamo, nell'acquedotto, appunto nell'acqua. Cambiamo argomento e andiamo a pagina 16, sempre del Corriere delle Alpi. Parliamo in questo caso di lupi all'attacco, a rischio la pecora alpagota, i tanti attacchi che si sono verificati in alpago negli ultimi mesi e anche negli ultimi anni. E l'assessore Botacine dice vanno valutati gli abbattimenti. Intanto l'imprenditrice Lavina, dopo l'ennesimo massacro di ovini, dice se fosse stato prosecco sarebbero già intervenuti. Adesso i lupi si muovono in branco, addirittura 5 si sono presentati nell'azienda agricola di Lisa Lavina, sopra Tambre. I 2 assalti notturni, il primo la scorsa settimana e il secondo tra domenica e lunedì, hanno sbranato 16 delle 60 pecore dell'allevamento. Per ogni specie di animale selvatico, quando vengono superati numeri tali da mettere in discussione la sua convivenza con le altre specie animali e vegetali, vengono previsti piani di selezione, a dirlo è l'assessore Giampaolo Botacin. Credo sia una questione di buon senso. Il lupo, che non fa altro che fare il lupo, mangiando altre specie animali, sta crescendo in termini numerici tali da compromettere gli equilibri naturali. Senza considerare i danni agli animali d'allevamento, come la pecora alpagota, specie tutelata e conservata, incontaminata per anni e anni e che adesso rischia di scomparire per l'azione del lupo e lo stremo a cui sono giunti gli allevatori. Quindi queste le dichiarazioni di Botacin. Andiamo a pagina 15, si parla di scuola, sempre su Corriere delle Alpi, via all'assunzione di 519 prof di ruolo, ma le graduatorie sono molto più corte. Il provveditorato ha in mano soltanto un centinaio di nomi, la CISL 800 cattedre vuote, reclutamento complicatissimo. L'articolo di Paola Dallanese.
Sono 519 i posti da assegnare in ruolo nelle scuole bellunesi. L'elenco dei posti disponibili è stato pubblicato nei giorni scorsi dall'Ufficio Scolastico Provinciale, così da aprire anche le fasi per le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento e di merito, cioè da concorso. Per quanto riguarda i posti comuni in ruolo da assegnare per l'avvio del nuovo anno scolastico, sono così distribuiti e c'è appunto la suddivisione per fasce, di età. Però appunto, come si diceva, il vero problema è quello che viene da Roma. Il Ministero dell'Economia, infatti, su 81.023 posti vacanti in tutte le scuole italiane, ne ha finanziati soltanto circa 51.000. Per cui se sono 519 i posti da mettere in ruolo in provincia di Belluno, significa che sono quelli autorizzati, mentre facendo due conti si capisce che i reali vacanti in provincia sono almeno 800. E a far presente questo problema è la CISL con Lorella Benvegnù. Questo non fa altro che riportare la situazione scolastica a quello che è ormai negli ultimi anni, vale a dire che sicuramente molti posti saranno assegnati in ruolo, ma almeno qualche centinaio rimarrà da assegnare tramite le graduatorie provinciali di supplenza e in seconda istanza, qualora non si trovino candidati disponibili appunto fra i supplenti, i presidi saranno costretti a guardare nelle MAD, cioè negli elenchi delle messe a disposizione. Quello che chiediamo da anni è che ci siano due livelli per le assunzioni che tengano conto di chi nella scuola ci sta da anni come precario, altrimenti non si risanerà mai questa situazione, dice ancora la sindacalista. Andiamo avanti con la lettura del Corriere delle Alpi, ci spostiamo nelle pagine che riguardano il Feltrino. E parliamo appunto del palio che si avvicina, si svela il drappo e poi la Cerni della città si immerge nel clima del palio, scrive Raffaele Scottini. Non è una settimana come le altre, quella che si chiuderà domenica 6 con la consegna del drappo dipinto da Francesco Tullio Altan. Il primo sguardo, i contradaioli, lo daranno domani quando il palio prende vita. Si comincia con la sfida virtuale nel mondo dei videogiochi, si prosegue con l'apertura della 44esima edizione della manifestazione e si entrerà nel vivo con la sfida dei tamburini e degli sbandieratori. La città cambia, entra nel clima paliesco, appunto. Tanta curiosità scandisce l'attesa per la presentazione dell'opera realizzata dal noto disegnatore Francesco Tullio Altan. Verrà svelata domani alle 20:30, quando i tamburini e gli sbandieratori faranno il loro ingresso in Piazza Maggiore, dopo la cerimonia di inaugurazione della manifestazione che si terrà alle 18. E quindi è già palio. La sfida ai videogiochi tra i giovani cyberatleti dei quattro quartieri, lanciata nel 2020 durante l'emergenza Covid, segna il primo atto della manifestazione domani alle 14:30 e poi si continua e Feltre si immerge appieno nell'atmosfera appunto di questa ormai storica manifestazione. Continuiamo, andiamo nelle pagine che riguardano Cesio Maggiore, parliamo ancora del caso Erostrato. Tempi della giustizia, alleati degli Aquini, il caso Erostrato vicino alla chiusura. Quasi tutti i reati sono del 2017, la prescrizione è in agguato, la Corte d'Appello di Venezia non ha ancora fissato udienze, a scriverne è Gigi Sosso. Caso Erostrato, la Corte d'Appello non batte colpi e il tempo sta diventando il miglior amico di Nemesio e Samuele Aquini. Padre e figlio condannati a 5 anni e mezzo per scritte sui muri, incendi di legnaie, lettere anonime con o senza polverina bianca e le caramelle trafitte di spilli nel cortile dell'asilo di Cerniai non hanno ancora ricevuto una citazione da Venezia. Stanno cominciando a confidare sia sulla prescrizione che sulle scelte di quella che si chiama Commissione Priorità. È quell'organismo giuridico che valuta i fascicoli più o meno importanti e urgenti sulla montagna di Faldoni in arrivo da tutti i tribunali regionali. La maggior parte dei reati commessi da Erostrato è del 2017 e la prescrizione interviene dopo 7 anni e mezzo, al di là del Covid. Solo la minaccia aggravata delle gommose alla frutta con il cuore in ferro è del 2018. In ogni caso è tutto precedente a gennaio 2020, giorno dal quale la stessa prescrizione è sospesa dalla sentenza di primo grado fino all'esecutività della condanna. Dunque i tempi sono molto stretti e i difensori dei due uomini controllano ogni giorno la loro posta certificata alla ricerca di comunicazioni veneziane e al momento appunto non ci sono novità, non c'è alcuna novità. Ci spostiamo al Gazzettino, leggiamo cosa riporta anche l'altro quotidiano locale. E parliamo di notizie che riguardano la montagna. Al Monte Rite in seggiovia, si legge nel titolone, e a parlare Reinhold Messner che conferma la necessità di sostituire a Cibiana la stradina bianca dal passo al museo con un impianto
dismesso. La nuova sensibilità ambientale impone scelte anche sul fronte dei collegamenti in quota il progetto in Pusteria. Ce n'era di gente quel 20 giugno di 21 anni fa sul Monte Rite in occasione dell'inaugurazione del Museo Tra le Nuvole, la creazione di Messner che oggi conferma il valore di quell'ascito. Visto con gli occhi di adesso, sembrava quasi un avvertimento, una sorta di premonizione, un appello silenzioso a proteggere l'ambiente, inteso non solo come roccia pura ma fragile, ma anche come cultura che attorno a essa ruota e che di quelle solitudini si nutre. Attualità mai così puntuale come se Messner avesse annusato 2 decenni fa che l'emergenza climatica era dietro l'angolo, così come sentiva il vento scendere dalle crode, infilarsi tra gli steli d'erba e i fiori per avvertire gli orecchi più attenti che stava arrivando tempesta. Oggi quello spirito è più forte che mai e l'eco del messaggio affidato a quel cucuzzolo di cristallo che custodisce i segni della montagna rimbalza di parete in parete e Messner appunto rilancia. Avevo sperato che con i fondi stanziati per i giochi del 2026 qualcosa potesse essere investito per migliorare il comprensorio. La struttura è ancora valida in un luogo davvero magico, ma qualcosa andrebbe modificato e servono soldi. Tutto nasce dall'inadeguatezza della stradina vietata al transito che dal passo sale al museo e che è percorsa dalle navette che trasportano i visitatori in quota. È un pugno in un occhio per Messner che vede quella traccia più adatta alle bici e agli scarponcini da trekking che ai mezzi a motore. Le navette avanti e indietro ogni giorno inquinano, un insulto per chi punta sul green sostenibile in una zona selvaggia e ancora presentabile sotto il profilo ambientale. E parlando sempre di montagna, nuovo impianto Ornella Padon, primo via libera della provincia. La conferenza dei servizi approva il progetto di sostituzione del vecchio collegamento. Imposta alcune prescrizioni, poi l'iter decolla. La portata salirà da 1.192 a 1.800 persone all'ora. Nuova seggiovia Monti Ordi-Ornella Padon, in sostituzione della vecchia, via libera, seppure con qualche prescrizione, dalla conferenza dei servizi. È una bellissima notizia, afferma il sindaco di Livinallongo Leandro Grones. L'ultimo impianto, un po' datato del periodo, del territorio Fodom, una seggiovia a 2 posti, verrà sostituito da un altro più efficiente e veloce. Siamo di fronte a un ulteriore passo avanti nei confronti del collegamento con Malga Ciapela e con la Marmolada. Il percorso è stato presentato dalla società Hunter Crepe e prevede la realizzazione di una nuova seggiovia in sostituzione dell'impianto Piani di Ornella Passo Padone nell'ottica di miglioramento dell'area sciistica Arapa Porta Vescovo. L'attuale linea funivia è costituita da una seggiovia a biposto che ha appunto una portata oraria di 1.192 passeggeri. La nuova realtà prevede invece una seggiovia moderna a 6 posti ad ammorsamento automatico con portata oraria di 1.800 persone. A scriverne è Raffaela Gabrielli. Continuiamo a leggere il Gazzettino, andiamo nelle pagine che riguardano il territorio di Cortina d'Ampezzo e parliamo in questo caso di sci d'erba mondiali targati Ampezzo. Nel 2021 i campionati del mondo di sci alpino, quest'anno anche i mondiali di sci d'erba. Cortina d'Ampezzo si conferma capitale dello sport internazionale, accogliendo anche discipline nuove e diverse rispetto alla tradizione consolidata da 120 anni. Cortina ha già ospitato gare di Coppa del Mondo di sci d'erba nell'estate del 2019, 2021 e 2022, con l'unica interruzione determinata dalla pandemia. E ora la pista è confermata su un tracciato migliorato di anno in anno grazie all'esperienza. Gli atleti saranno in Ampezzo alla fine di agosto, mercoledì 30 si comincia con il super gigante, giovedì 31 si passa alla super combinata dopo le gare veloci. Le prove tecniche, venerdì 1 settembre lo slalom e sabato 2 il gigante. I mondiali di sci d'erba tornano dunque in provincia di Belluno dopo l'esperienza di Tambre in Alpago nel 2015. Anche questa organizzazione è affidata a Fondazione Cortina, che si occupa di tutti i maggiori eventi sportivi del paese, nella marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. A scriverne è Marco Di Bona. Leggiamo un ultimo articolo prima di prima di chiudere la rassegna di oggi e ci spostiamo in questo caso a Pedavena, strade energivore, lampioni a LED. Via al quarto stralcio del progetto per il risparmio energetico, vengono sostituiti vecchi punti luci con il sistema green. Il comune investe oltre 100.000 euro, prevista anche una serie di attacchi corrente per mercato e associazioni.
Al via il quarto stralcio per l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione del comune di Pedavena, che vedrà, oltre alla sostituzione delle vecchie lampade energivore, anche l'installazione di alcuni quadri che serviranno per agevolare la vita di operatori economici e associazioni del territorio. Il progetto definitivo esecutivo sarà consegnato nelle mani dell'amministrazione comunale nei prossimi giorni, ma in via generale prevede la sostituzione di alcuni dei vecchi punti luce a mercurio e sodio presenti nel territorio comunale con altri a LED che consentono un importante risparmio dal punto di vista energetico. Oltre alla sostituzione delle lampade più vecchie ed energivore, l'amministrazione intende fare anche altri piccoli interventi che vadano ad agevolare operatori e associazioni. Attualmente nella zona dove si tiene il mercato non vi è l'allacciamento alla corrente elettrica. Con questo progetto installeremo un quadro in modo tale che i mercatari possano avere anche l'opportunità di allacciarsi, spiega Cecchette, che prosegue sottolineando che in piazza Pedavena e in viale Vittorio Veneto saranno installati dei quadri che permetteranno l'allacciamento alla corrente da parte delle associazioni, così da agevolarle in occasione dell'organizzazione delle numerose manifestazioni che si svolgono in paese. E con questo articolo, come anticipavo, chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo anche domani, sempre sulle frequenze di Radio Piave, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Amico del Popolo. Grazie per l'ascolto, buon venerdì, buon fine settimana e a prestissimo.